Benvenuti all'Osteria della Sternia e vi aspettiamo numerosi. Da un anno e mezzo esiste un nuovo locale qui nel centro di Canelli, sotto il castello, che ha un nome anche particolare. Cosa significa? Sternia, Osteria della Sternia. Sternia erano le strade vecchie, ciottolate di una volta, dove i carri bestiame passavano per andare nelle colline. Per esempio qua sopra abbiamo il Castello Gancia, i carri bestiame partivano dal paese e andavano su dal Castello Gancia, andavano su da questa strada, dove il centro del paese era questo. Che tipo di cucina fate? Ma facciamo una cucina tipica piemontese. Vorrei precisare che è tutta roba fresca, quindi non è tutta roba già preparata, ma al momento tipo i risotti, tipo la carne cruda, tipo i secondi, vengono sempre preparati tutti comunque al momento, quindi è tutta roba fresca sicuramente. Quindi date una grandissima importanza alla materia prima e al territorio naturalmente. Molto, molto importante la materia prima e molto importante la freschezza. E il territorio è anche importante, tant'è vero che offriamo cibi del territorio e anche vini del territorio, solamente del territorio locale qua, quindi Canelli e Calosso. La vostra carta dei vini? La nostra carta dei vini comprende alcuni vini di Canelli, e molti vini di Calosso, perché noi arriviamo da Calosso, che è un paesino che c'è a 6 km da qua, di cui abbiamo delle barbere ottime, tra cui anche Superiore, abbiamo dei grignolini, abbiamo dei dolcetti, e poi vini bianchi, quali lo Chardonnay, lo Champenoise, perché anche qua adesso iniziano a questi vini con le bollicine, queste cose qua. Le case vinicole sono Giorgio Pavia, che è una casa vinicola, per noi è una dei top, insieme a Scagliola, e poi altre case, insomma. A chi ancora non vi conosce, cosa dite? Ma ancora a chi non conosce, dico che siamo. Miriamo molto sulla qualità, questo sì, perché ultimamente per scendere col prezzo purtroppo si tralascia la qualità. Per noi è importantissimo la qualità, pur comunque mantenendo un prezzo accessibile a tutti, quindi effettivamente basso per la qualità che abbiamo, e anche comunque buon rapporto con le persone, con i clienti, ci piace. A me piace molto fare public relation con il cliente, spiegare il cibo da dove arriva, come viene, i salami, i risotti. Lo chef che è molto molto appassionato sui risotti, è molto molto appassionato, quindi... Quindi il risotto è il vostro cavallo di battaglia. Ma il risotto è il cavallo di battaglia dello chef, che è Marco, sì, è il cavallo di battaglia. Sì. Che è suo figlio, naturalmente. Ecco, vogliamo ricordare anche gli orari di apertura, la chiusura, se siete aperti a pranzo? Sì, dunque, allora, l'apertura è dal lunedì al venerdì, dalle 11.30 alle 14.30, e la sera dalle 7.30 all'1. Noi teniamo aperto in modo da poter dare la possibilità, nell'arco, soprattutto la sera, perché la sera magari per cene di lavoro, che ne so, non hanno un orario preciso, tipo le 20, ma arrivano alle 21, alle 22, allora diamo la possibilità di prendersela con calma. E solo il giovedì siamo chiusi. Tra l'altro, in più abbiamo che il venerdì sera e la domenica sera facciamo le pizze a tegamino. Pizza a tegamino è quella pizza che si faceva già una volta, che è molto più piccola, molto più alta, è fatta col forno a legna, chiaramente classico, è proprio sicuro forno a legna, ed è ottima. Dunque siamo partiti da circa 3 settimane con le pizze a tegamino e hanno fatto veramente un successo incredibile. Marco, tu sei uno chef di 21 anni, quanto conta nel tuo lavoro la passione? Tantissimo, secondo me la passione è fondamentale perché riesci a esprimerti al meglio nella riuscita dei piatti.
è comunque molto fondamentale, anche perché se non si fa con passione non si riesce a eseguire bene questo lavoro. Ecco, noi abbiamo assaggiato dei piatti molto ben realizzati, dove tu usi una materia prima di altissimo livello, sono piatti anche presentati bene. Qui tra l'altro c'è anche il tuo limoncello, perché tu cerchi di fare tutto quello che puoi fare, no? Fatto in casa, addirittura qui c'è il, spieghiamolo questo qui, peperoncino, perché voi siete di origini calabresi. Sì, sì, abbiamo da parte della mamma, siamo di origini calabresi, e questo peperoncino viene coltivato da noi, fatto essiccare e poi sminuzzato e portato in tavola. Ecco, sono piccoli dettagli che vi fanno coccolare i clienti. È un anno e mezzo che avete aperto, ricordiamo anche qualche piatto che a te piace realizzare. Tu sei molto forte sul risotto, per esempio. Sì, molto forte sul risotto, perché io sono degustatore di risotti anch'io, mi piace molto anche mangiarli, e sono sempre alla ricerca di nuove mescolanze. Ho fatto nocciola e pancetta affumicata, ho già realizzato risotti con amaretti e raschiera. Quindi sono sempre alla ricerca di nuovi ingredienti da mettere insieme nei risotti, più che altro. Ecco, una domanda che ti vorrei fare. Tu appunto sei un giovane chef, 21 anni sono veramente pochi, però ti auguriamo una grande carriera. Secondo te qual è la formula per avere successo in questo lavoro? La formula per avere successo è non prendere in giro la gente, nel senso usare materie prime comunque buone, ottime. Io personalmente vado a fare la spesa, vado dal macellaio, scelgo i pezzi di carne da poi offrire ai miei clienti. È molto importante questo, perché al giorno d'oggi la gente sta molto attenta, i clienti stanno molto attenti a cosa mangiano. Non si va più al ristorante solo per riempirsi la pancia, si va proprio anche per degustare, per mangiare al meglio cosa magari in casa non si riesce a fare. Quindi bisogna dargli un qualcosa che non si riesca a fare a casa, nel senso che appunto materie prime di qualità e un piatto finito di ottima scelta. Materie prime di qualità, cucina del territorio, qui c'è il tuo limoncello. Io vorrei fare un brindisi con te, augurati una lunga carriera, sei giovane, sicuramente ce l'avrai, perché hai capito davvero come bisogna fare buona cucina, con la qualità e senza prendere in giro i clienti. Certo, senza prendere in giro i clienti, perché adesso si sta molto attenti a cosa si spende e a cosa si mangia. Salute.